Bene, buonasera a tutti, benvenuti a questo dialogo con un nostro caro amico, ospite del meeting da tempi lontani ormai, e un caro amico personale anche, Costantino Esposito, professore ordinario di filosofia all'Università di Bari e di Lugano, oltre fra le sue tante pubblicazioni e produzioni, è autore del libro Il nichilismo del nostro tempo, che è stato pubblicato nel 2021, l'anno scorso, da Carocci. Credo che Costantino ci aiuterà ad avere un'angolatura sul tema che in questi giorni abbiamo sviluppato, abbiamo proposto, a partire, no, dal punto di vista scientifico, che è un po' il perno del nostro tentativo con questa mostra e con questo spazio, ma credo che Costantino ci aiuterà ad approfondire un'angolatura che è fondamentale, che è quella del filosofo, che è quello di chi si domanda circa qualcosa circa la natura profonda della realtà. E quello che noi cerchiamo di fare con la scienza interseca in modo importante queste domande. Il tema dell'immagine, in particolare, come ruolo centrale che occupa nella ricerca scientifica, nella conoscenza scientifica, immediatamente pone uno stimolo, no? Ne parlavo già un attimo con lui, uno stimolo molto ricco e importante dal punto di vista filosofico, no? Qual è la natura dell'immagine? Non solo nella scienza, ma in ogni aspetto del nostro rapporto con la realtà, di cui la scienza è un esempio straordinario, almeno secondo me straordinario, ma obiettivamente per ciò che la scienza sa fare è straordinario, ma sempre nel rapporto di conoscenza del reale questa dimensione dell'immagine appare, è chiamata in causa. Ecco, introducici alla tua angolatura. Allora, anzitutto grazie dell'invito e grazie perché mi interessa molto il tema. La domanda che mi pongo è questa: qual è la realtà di una immagine? Esiste veramente l'immagine? È un'impressione retinica? Sì, certo, l'immagine di volta in volta ha dei supporti cartacei, digitali, no? Ma dove risiede? Non è tanto il supporto di carta o lo schermo su cui lo vediamo la realtà dell'immagine, ma è qualche cosa, potremmo dire, che è in noi, però anche ha una referenza, non è semplicemente in noi. Possiamo limitarci a dire, per esempio, seguendo il classico modello di Platone, che l'immagine è solo la copia di una copia, la copia di un simulacro, cioè la copia di qualcosa di sensibile, che quindi è derivato rispetto all'idea pura di una cosa, e in quanto è, diciamo, in forma sensibile, è sempre imperfetta rispetto al prototipo della realtà. Oppure vi direi che il mio cuore batte più per questa seconda ipotesi, oppure con Aristotele dobbiamo dire che l'immagine è un prodotto della fantasia,
in cui la sensibilità è già unita con il pensiero, che quindi è un'esperienza già pensante, non semplicemente riproducente qualcosa. E naturalmente non è mia intenzione entrare nella discussione di questi due modelli, lo dicevo unicamente per dire come nella storia del pensiero il problema è posto sin dall'inizio con tutta la gamma delle sue significazioni. Io proverò a interrogarmi sulla questione con voi, naturalmente sempre confidando che il mio amico Marco Bersanelli mi interrompa, no per, diciamo, permettermi di approfondire, perché normalmente succede così tra noi, anche quando parliamo al telefono di queste cose, e di capire cosa significhi l'immagine come uno spazio percettivo. In ogni caso l'immagine è una percezione di chi e di che cosa, questo è il problema. La percezione di un soggetto percipiente che ha come oggetto un percetto, cioè un qualche cosa che si dà nella percezione. Per questo il titolo è "Che cosa accade in un'immagine?". Perché l'ipotesi è appunto che l'immagine sia qualche cosa di soggettivo, che soltanto un io percipiente può appunto vedere, avvertire e quindi anche interpretare, decifrare, ma al tempo stesso è la percezione il luogo in cui si dà il mondo. Quindi non mi interessa tanto dire se la nostra immagine è la copia del mondo o ha un riferimento diretto o indiretto a qualche cosa che stia fuori delle nostre capacità percettive, ma identificare la percezione esattamente come l'unico luogo per noi in cui si può dare il mondo. Farò questo, non preoccupatevi, non dandovi le mie idee, ma proponendovi la scoperta di due esperienze, di due proposte apparentemente molto diverse quanto all'autore di queste proposte, agli autori di queste proposte, ma che possono, secondo me, aiutarci a capire che cosa accade in un'immagine. Sono appunto due passi. Il primo, intitolato "L'immagine come realizzazione del mondo", e il secondo, "L'immagine come esperienza dell'io". E immagine come realizzazione del mondo non è un mio titolo, ma riprende una frase che da quando l'ho letta mi ha colpito e mi accompagna sempre, di uno che di immagini se ne intendeva, cioè il pittore Paul Cézanne. Paul Cézanne parla delle immagini come, e perché lui descrive come lui vede la natura e la trasforma in immagini pittoriche, parla dell'immagine come una realisation, una realizzazione del mondo. E vedremo insieme, è già partita il primo, la numero 4, giustamente, e vedremo insieme alcune opere di Cézanne. Userò il PowerPoint non per fare dei percorsi didattici, ma solo per farvi vedere delle immagini, appellandomi alla vostra competenza percettiva. Ma Cézanne, oltre a essere un pittore strepitoso, è un compagno di cammino in questo, perché lui elabora e racconta la sua competenza percettiva. E leggerò, vedendo le sue immagini,
al brani di alcune sue lettere inviate al suo amico Émile Bernard, alla madre, al figlio, tra il 1874 e il 1906, poco prima di morire. E Cézanne è realmente il pittore della realtà, in quanto realtà della visione. Scrive: il mio metodo è l'odio per l'immaginifico. E vi prego di notare la differenza tra l'immagine e la sua decadenza stilizzata, l'immaginifico. L'immagine è sempre qualcosa di reale, non è qualcosa di immaginativo. È semplicissimo, continua. Il mio metodo, il mio codice è il realismo, ma sia chiaro, un realismo alla grande, senza dubbi, l'eroismo del reale. Che cosa vuol dire realismo per la pittura di Cézanne, per Cézanne come pittore? È tutt'altro che una registrazione un po' positivistica o impressionistica anche della realtà. Quindi non è una enfasi ingenua sulla presenza dei dati o anche una rifrazione dei dati nei percetti. Cézanne, cioè, voglio essere semplicissimo, non assume il mondo come già dato. Certo, lui ogni mattina, come leggeremo, all'alba va un po' malandato in riva al fiume, perché ha l'ossessione di rendere in immagine la realtà, che era il fiume, no? Ma appunto questa è l'eroismo del reale, è l'immagine non immaginifica, perché bisogna rendere in immagine la realtà permettendo alla realtà di essere. Cioè, e quindi è la nostra immagine che permette alle cose di essere, il che non vuol dire ridurre la realtà alla mia immaginazione, esattamente il contrario, ma intendere che la realtà aspetta il mio sguardo per potersi dare realmente o veramente. Cioè, è lo sguardo il luogo in cui si compone l'apparire variegato della natura. Così facendo, egli vuole arrivare alla radice quasi fisica del senso delle cose, lì dove, in qualche modo, le cose si strappano dal nulla e vengono all'essere proprio grazie al nostro sguardo. Ed è nel nostro sguardo che le cose, cioè la molteplicità di cui è fatta la natura, lui parlava molto della natura, si compatta. Cioè la natura non è compatta fuori di noi, o magari lo sarà anche per Dio, no? Per lo sguardo di Dio, ma per noi uomini, cioè per noi che abbiamo con la natura un rapporto percettivo, è il nostro sguardo l'abbraccio, il collante che tiene insieme i frammenti sparsi a livello fenomenico della realtà. Insomma, la realtà si dà nella visione, cioè in immagine, ma non è la visione che costituisce la realtà, capite? Cioè la nostra immagine è come il nostro spazio, lo spazio percettivo offerto al mondo perché il mondo possa essere il mondo, perché la natura possa essere il mondo, non perché possiamo crearlo o inventarlo noi, ma perché diamo al mondo la possibilità di essere. Sentite cosa dice in una lettera guardando questo quadro meraviglioso. Scrive: io
ravvicino nel medesimo slancio, nella medesima fede, tutto ciò che si disperde, tutto ciò che vediamo non è vero. Attenzione, non è vero. Si disperde, si dilegua, se ne va. La natura è sempre la stessa, ma nulla resta di lei, di ciò che ci appare. Ebbene, la nostra arte, cioè la nostra immagine, deve darle il respiro della durata, con gli elementi, l'apparenza di tutti i suoi cambiamenti. Deve farcela gustare come eterna. Che cosa c'è sotto la natura? È un tema filosofico da Eraclito in poi, eh? Che cosa c'è sotto la natura? Forse nulla, forse tutto, tutto, mi comprendi? Allora io congiungo le sue mani erranti, prendo a destra, a sinistra, qua, là, dovunque, i suoi toni, i suoi colori, le sue sfumature, li fisso, li avvicino, essi formano delle linee, diventano oggetti, rocce, alberi, senza che io ci pensi, acquistano un volume, hanno un valore, la mia tela congiunge le mani, non vacilla, non va né troppo in alto né troppo in basso, è vera, è densa, è piena. La funzione del, fine della citazione, la funzione dell'immagine quindi è di rendere tutta l'imponenza del darsi della realtà, perché senza questo sguardo unificante la realtà non avrebbe delle coordinate. Se dunque il nostro rapporto con la natura è veicolato dal nostro sguardo, anzi coincide con esso, tale sguardo a sua volta sembra quasi essere il modo in cui si offre il mondo. E questa non vuol dire in alcun modo per Cézanne ridurre il mondo alle nostre immagini, no? Non è un puro fenomenismo immaginativo, anzi è il modo di dispiegare davanti ai nostri occhi il mondo nella sua struttura geometrica solida, come un modo di darsi delle cose che è reso possibile in uno sguardo. Numero 7. Scrive in un'altra lettera: permettetemi di ripetere quello che vi dicevo. Bisogna trattare la natura secondo il cilindro, la sfera, il cono, tutto posto in prospettiva, in modo che ogni lato di un oggetto o di un piano si diriga verso un punto centrale. Le linee parallele all'orizzonte danno l'estensione, cioè una sezione della natura, o se preferite, dello spettacolo che il Pater Omnipotens Eterne Deus dispiega davanti ai nostri occhi. È come se dicesse: Dio ci ha dato questa competenza percettiva per farci accorgere della struttura già galileiana, geometrica, matematica del mondo. Le linee perpendicolari a questo orizzonte danno la profondità. Ora, continua, è un passaggio celeberrimo, per noi uomini la natura è più in profondità che in superficie, di qui la necessità di introdurre nelle nostre vibrazioni di luce, rappresentate dai rossi e dai gialli, una quantità sufficiente di azzurri per far sentire la presenza dell'aria. Fine. Per cogliere dunque, per penetrare in questa profondità che è la natura per noi, bisogna esercitare lo sguardo. Ma come dice altrove, un'intuizione secondo me filosoficamente parlando, ma credo Marco anche scientificamente,
la nozione che lo sguardo è un lavoro, non è solo una registrazione retinica. Cioè nello sguardo, il buon Aristotele diceva, c'è sensibilità e già pensiero, è già in gioco, in moto, l'io che conosce. Nello sguardo c'è già il lavoro della conoscenza. Cioè la conoscenza non comincia quando noi elaboriamo le immagini, ma quando le percepiamo. Quando noi percepiamo le immagini, non è mai qualche cosa di automatico, di meccanico, ma è già un lavoro conoscitivo. Numero 8, per favore. Scrive nel 1874 alla madre: devo lavorare sempre. Cioè devo guardare sempre, ma non per arrivare al finito, cioè al quadro che uno dice, ma guarda com'è bello, sembra una fotografia, no? Perché questo suscita l'ammirazione, qui ci va duro, degli imbecilli. Ciò che il volgo, anche qui è sprezzante, cioè chi si accontenta, no, di dire che è bello, ciò che il volgo apprezza maggiormente non è altro che il risultato del mestiere di un artigiano e rende ogni opera non artistica e banale. Io invece non devo cercare di portare a termine, non è portato a termine, no? Guardate questo quadro, uno direbbe, ma sembra quasi che ci siano, vedete, dei pezzi bianchi, no, non è compiuto, no? Io non devo cercare di portare a termine se non per il piacere di fare cose più vere e più sapienti. Cioè bisogna che la mia percezione, la mia immagine mi faccia capire la logica della realtà. Qui emerge tutta la distanza della concezione dell'immagine di Cézanne da ogni filtro simbolico o ideologico o stilistico. Lui admira, lo dice, concretizzare o realizzare le mie sensazioni, le mie percezioni. Non si tratta solo di sentire, ma di capire quello che si sente. Quando lo lessi per la prima volta mi chiesi, ma cosa vuol dire realizzare le proprie sensazioni? Uno ce le ha le sensazioni, non è che le deve realizzare. E invece no, perché realizzare le sensazioni vuol dire capire ciò che si dà in immagine e quindi già interpretare e quindi già avviare la conoscenza. Quindi la sensazione va realizzata, la nostra sensazione in immagine non è mai lo specchio passivo del mondo. C'è una passività, ma questa passività è già un lavoro pazzesco come creatività. Scrive al figlio, numero 10, nel 1906, ti dirò infine... Questa è la mia citazione preferita. Ti dirò infine che stava per morire, come pittore divento più lucido di fronte alla natura, ma per me la realizzazione, sembra che sia uno scienziato che deve cogliere, per me la realizzazione delle mie sensazioni è sempre molto faticoso. È un lavoro. Io non so, lo dice con struggimento, non so raggiungere l'intensità che si manifesta davanti ai miei sensi. Non possiedo quella magnifica ricchezza di colori che anima la natura. Qui, in riva al fiume, i motivi, le motif è un suo topos tipico, cioè gli elementi della natura che ti colpiscono, i motivi si moltiplicano. Lo stesso soggetto, in questo caso soggetto è per esempio il ponte con il fiume,
no? Il soggetto del quadro, il soggetto dell'immagine, lo stesso soggetto visto da angolazioni differenti offre una materia di studio così interessante e varia che credo potrei lavorare per mesi senza cambiare posto, solo inclinandomi un po' più a destra o un po' più a sinistra. Altro che fotografia, cioè immagine retinica soltanto. Allora, ecco, in breve, adesso non voglio leggere tanto, ma questa immagine come realizzazione del mondo vuol dire che il nostro, la nostra immagine, che può essere naturalmente un'immagine analogica, digitale, mentale, però qui è l'immagine nel suo significato primario, cioè l'immagine che si dà quando noi vediamo la natura e che cerchiamo di rendere in pittura, cioè di, poi magari io non la renderei come Cézanne, no? Però per intenderci, lui vuole dare l'immagine, però dice: ma ogni mia immagine, quindi lui capisce che il mondo ha una profondità oggettiva, no? Però capisce anche che la nostra struggente, il nostro struggente destino percettivo è che noi, non essendo Dio, non possiamo cogliere in immagine tutta la vibrazione e la profondità del mondo, no? E al tempo stesso sappiamo che la nostra immagine è l'unico modo per cui il mondo ci possa parlare. Non abbiamo altri modi e quindi dobbiamo lavorare percependo l'immagine per poter strappare alla natura il suo segreto. Ultima cosa per Cézanne. Uno dei momenti in cui andiamo al 12, per favore. Uno dei momenti in cui si verifica con maggiore consapevolezza per Cézanne, questo è il colore, è l'immagine in colore. Il colore per Cézanne, lo scrive lui, sintetizzo, non è mai un'entità astratta. Beh, naturalmente sapete che questo, in filosofia sono state diverse teorie dei colori, no? Basti pensare a Goethe, a Newton, a Wittgenstein, no? Esistono i colori o sono semplicemente modificazioni retiniche della nostra percezione visiva? Per Cézanne lo teorizza, il colore è una energia naturale, è, cito, è bellissimo, il luogo in cui il nostro cervello e l'universo si incontrano. Sto pensando alle immagini colorate che ci sono arrivate degli istanti dopo la nascita delle prime galassie, no? Che sono arrivate un mese fa, no? È impressionante. No? Il luogo in cui il nostro cervello e l'universo si incontrano. Ed è per questo, è sempre Cézanne che scrive, che il colore appare intensamente drammatico. Si può dire drammatico di un colore? Com'è che questo genio della visione dice che un colore è drammatico? Non lo dico io, lo dice lui. Non c'è che una sola strada, continua, per rendere tutto, per tradurre tutto, il colore. Se posso dire così, il colore è biologico, il colore vive, lui solo, esso solo, rende vive le cose. Questa volta lo dico con una frase mia, un po' d'effetto. Il colore quindi è chiamato a ospitare l'offrirsi del mondo. Sentite cosa dice in questa lettera che va ascoltata vedendo questo quadro. Scrive: l'odore intensamente blu dei pini
che è aspro al sole, deve sposare l'odore verde dei prati, che là ogni mattino sono freschissimi, con l'odore delle pietre, il profumo del marmo lontano, della montagna. Io non l'ho reso, si disperava, non l'ho reso, ma bisogna renderlo. Quando la sensazione è nella sua pienezza, e in questo caso la sensazione è la visione, è l'immagine, si armonizza con tutto l'essere, il turbinio del mondo nel profondo di un cervello si risolve nel medesimo movimento che percepiscono gli occhi, le orecchie, la bocca, il naso. In questo caso partiamo solamente da una percezione, la percezione visiva. Nell'immagine si dà tutto il mondo e quasi in una sinestesia anche tutte le altre sensazioni. Esiste mai un odore blu? I pini possono avere un odore blu e i prati possono avere un odore verde, ma bisogna che il verde mi dia quell'odore, anche se il quadro è un quadro che si vede soltanto, non si odora, ma la visione deve darci questo. Vai. Una battuta. Grazie intanto per questa ricchissima lettura e immedesimazione, direi anche. È affascinante dal mio punto di vista, no? Vedere come uno sguardo profondo a un'immagine artistica, perché stiamo parlando di un'immagine artistica, porta delle analogie, no? Con quella che è la creazione di un'immagine scientifica, ma, e qui volevo anche un attimo stimolarti, anche delle differenze che io sento e che credo sia bello e utile mettere in luce per un dialogo, no? L'analogia forte è senz'altro con il fatto che lo sguardo è un lavoro. Arrivare a raccogliere l'immagine, no? Che abbiamo visto, per esempio, per chi c'era ieri sera con JWST, per avere qualche immagine, no? Di qualche angolino dell'universo, ci sono voluti 30 anni di lavoro di migliaia di persone per avere quello sguardo, per spingere fin laggiù quello sguardo. Quindi è un lavoro e quindi è una fatica, è una grossa fatica, un sacrificio, no? Interessante l'analogia anche con il fatto che noi sempre vediamo le cose da un certo punto di vista, no? E un po' più a destra, un po' più a sinistra. Esatto. Noi sul grande scenario dell'universo, per la verità, abbiamo un punto di vista, che è il punto di vista terrestre, perché qualunque movimento terrestre, tranne per l'universo veramente molto vicino a noi, tipo Luna, Sole, Sistema Solare, ma appena andiamo sulle grandi scale, noi siamo fermi in un punto dal quale noi vediamo tutta la scena dell'universo. E non rendersi conto di questo ci impedirebbe di cogliere il senso delle immagini che vediamo. Quindi noi sempre dobbiamo tener conto, per esempio, che siamo dentro una galassia, e che c'è radiazione che viene emessa dalla nostra galassia che si aggiunge a quello che cerchiamo di vedere all'esterno. Quindi il punto di vista, la consapevolezza, che non è esattamente la stessa cosa, ma è cruciale, la consapevolezza dell'importanza del punto di vista da cui vediamo. E poi l'altra cosa è, diciamo, la scelta che noi dobbiamo fare per qualunque immagine scientifica di quale sono, mettiamola così, di quali sono i colori, per esempio, i colori che vogliamo far risaltare, cioè in termini scientifici, quali lunghezze d'onda noi vogliamo scegliere e senza filtrare, cioè senza limitare l'informazione, come dicevi tu a un certo punto, no?
noi avremo troppa informazione, noi saremo smarriti in un caos di informazioni se non fossimo in grado di limitare le lunghezze d'onda a cui noi osserviamo la realtà e quindi di intercettare delle sezioni abbastanza ben definite dell'oggetto in modo tale da generare un'immagine che abbia un significato. E qui volevo introdurre, oltre all'analogia, anche un po' la differenza, perché lo scopo di un'immagine scientifica, mi sembra di poter dire, no, a differenza di un'immagine artistica, è quella di far emergere un pezzo di realtà che mi metta in luce la natura fisica, l'ordine che è contenuto nella natura. Cioè, e qui volevo chiederti anche cosa ne pensi. Certo, noi facciamo anche uno sforzo per rendere le nostre immagini scientifiche belle, ma lasciatemelo dire, è uno sforzo di secondo ordine. Il nostro sforzo principale è far emergere il dato che vogliamo studiare, un dato che non abbiamo fatto noi, un dato che non si piega al nostro pensiero o alla nostra sensibilità, ma noi dobbiamo piegarci a quel dato e a quella modalità con cui l'armonia unificante si mostra, che non abbiamo deciso noi. Quindi questa è una interessante differenza. C'è qualcosa di unificante nello sguardo dell'artista in quanto è il luogo dove accade, no, questa sintesi, no, meravigliosa. E in qualche modo questo è vero anche, credo, per noi scienziati, diciamo, che prendiamo un'immagine del buco nero o di una galassia lontana o del fondo di microonde. Ma, diciamo, la modalità con cui l'immagine si presenta è una nostra consapevole scelta che può essere più o meno esteticamente vincente, più o meno corrispondente a una sensibilità estetica, percettiva, di bellezza, ma che ha primariamente lo scopo di farci imbattere in una novità che ci viene dal dato del mondo, il quale tuttavia, e qui è ancora più affascinante invece di nuovo l'unità che ritrovo, no, con le osservazioni che facevi, non potrebbe esistere se non nell'incontro tra un soggetto e un oggetto. Cioè senza un essere cosciente che indaga l'universo, che ne potrebbe essere di quella armonia nascosta nelle leggi di natura dell'universo, se non emergesse come incontro in un essere che è il punto in cui la natura diventa consapevolezza. Questo rilevamento delle affinità, delle analogie, delle differenze mi permette di ribaltare sulla percezione artistica il suggerimento della percezione visiva in immagine scientifica. Perché tu dici, la bellezza non è, ad essere sinceri, la prima mission della, è secondaria. Sebbene la bellezza abbia, o l'eleganza abbia una sua, mentre lo avrebbe di più nell'esperienza artistica. Però quello che tu mi dici mi aiuta a capire che cos'è la bellezza anche per l'esperienza artistica, o la bellezza dell'immagine. È semplicemente la sua armonia rispetto invece ad un'immagine più sgraziata ma più precisa come rilevamento di, no, di alcuni fattori della natura fisica che ad occhi nudi non si vedrebbero, oppure c'è qualche cosa che li lega. Anche la bellezza artistica ha a che fare con la sensatezza, non semplicemente con un'armonia formale. O meglio, la vera forma del bello è l'ordine. Lo diceva già Agostino.
Una cosa è bella perché si dà ordinatamente, altrimenti sarebbe, come dice in maniera sprezzante Cézanne, la soddisfazione degli imbecilli, no? Che dicono guarda che bello, no? E si appagano, ma rimanendo alla superficie. Quindi anche la bellezza artistica, e in questo è utile rivedere la bellezza artistica dal punto di vista, l'immagine artistica dal punto di vista dell'immagine scientifica, ha come vibrazione ultima la sensatezza. E quella è la profondità, è la sensatezza. Questo è molto interessante. E infatti, cioè, di nuovo, molto interessante, no? Perché si capisce quanto potremmo essere superficiali nell'idea stessa di bellezza. Esatto. No? Nello stesso momento, di nuovo, no? Qui abbiamo un mondo fisico in cui questo ordine, questa diciamo sensatezza, noi la dobbiamo andare a svelare in quanto è dentro il moto del mondo, è dentro il modo in cui la fisicità del mondo si presenta, no? E questa è la bellezza. Quando noi diciamo un'immagine bella o un risultato bello, è proprio quando questa sensatezza e questo ordine emergono con più forza, con più evidenza, sempre secondo diciamo, la chiave, che può essere quella di un'immagine scientifica o di un risultato, o di un risultato scientifico. Però questa idea che tu adesso hai detto, no? Dell'ordine, della sensatezza come radice, che va bene come immagine, e sì, assolutamente sì, in questa forma è proprio questo che andiamo a cercare. Ma volevo riprendere anche quell'accenno che hai fatto sul soggetto e oggetto, no? Sì. Perché tante volte noi diciamo soggetto, cioè noi, no? Oggetto è quello che sta lì fuori. E diciamo, tutto sommato, è una buona prima approssimazione. Però la cosa più interessante, secondo me, in ogni intrapresa della conoscenza, scientifica, filosofica, artistica, perché è sempre un modo di conoscere il senso, no? Certo. E che cosa succede nel rapporto tra le due? Certo. Perché non mi va bene neanche il soggetto e il padrone in immagine del mondo. Si chiama in filosofia rappresentazione, no? Ma questo si usa anche come rappresentazione teatrale, ma anche come rappresentazione di un certo stato di cose, no? Io, diciamo, ho nelle mie mani il mondo perché posso rappresentarmelo. Oppure, al contrario, che io posso semplicemente registrarlo a livello notarile, annotarlo, no? Ma questo non fa fare nessun passo in avanti, no? Invece il problema è esattamente che cosa accade nel loro incontro. E per questo, cioè che nella nostra percezione, adesso vi leggo un pezzo di un famoso filosofo del Novecento, Maurice Merleau-Ponty, che appunto ha elaborato una fenomenologia della percezione e che commenta Cézanne. Vai. E vi prego di mettere in sequenza in loop 15, 16 e 17. Questo è un codice segreto che lui ha sviluppato. Sono tre immagini della montagna di Saint-Victoire in Provenza che lui ha ossessivamente dipinto, perché non riusciva mai appunto a realizzare le sensazioni. E io me ne do solamente tre, appunto la 15, la 16 e la 17, tre diverse. Allora, commentando queste immagini, scrive Merleau-Ponty, ma sta parlando di Cézanne, è la montagna stessa che da laggiù si fa vedere da lui, è lei, la montagna, che il pittore interroga a partire dal proprio sguardo. Che cosa il pittore chiede alla montagna? O potremmo dire il ricercatore chiede
alla sua nebulosa, no? Le chiede di rivelare i mezzi visibili e nient'altro, con i quali essa, attenti qui, si fa montagna sotto i nostri occhi. Quindi non le faccio la fotografia, o meglio, anche la grande fotografia è come la pittura. Io le chiedo di farsi sotto i miei occhi. E continua, l'interrogazione della pittura mira a questa genesi segreta e febbrile delle cose nel nostro corpo, cioè nella nostra visione. Non è dunque la domanda del pittore quella rivolta da chi sa, il pittore, a chi ignora la montagna, che non ha coscienza, no? È invece il quesito di colui che non sa, il pittore o lo scienziato, ad una visione che sa tutto, che non siamo noi a fare, che si fa in noi. È un po' sofisticato, però è straordinario. Cioè, il pittore chiede alla montagna: fatti nella mia visione, voglio vedere come ti fai, fammi percepire il dinamismo. E questa è la bellezza della montagna. Infatti è abbastanza brutta questa montagna, cioè non è che sia come una montagna del Perugino dietro, è quasi primitiva, no? Ma perché vibra di quella domanda: fatti vedere nel tuo farti nella mia visione. Credo che non voglio interromperti. mi interessa di più la tua reazione. Possiamo anche questo, qui non farlo. Questo è molto interessante. E pensavo come analogia sempre, no? Perché certo, si parla sempre per quello che è possibile, no? Però questo rapporto quasi costitutivo tra il soggetto e l'oggetto, quasi creativo, mi verrebbe da dire, tra soggetto e oggetto, nel momento in cui in questo incontro accade qualcosa, come dicevi tu, no? Qualcosa che non è né il soggetto né l'oggetto, è una novità, è la conoscenza dell'oggetto, è il farsi dell'oggetto. C'è una analogia profonda, un po' misteriosa, dal punto di vista della fisica, che è con la meccanica quantistica. Perché noi in fisica, quando andiamo nei costituenti ultimi minuscoli della materia, nelle particelle elementari, ci troviamo davanti a una situazione un po' imbarazzante, tanto quanto affascinante. E tanto quanto, diciamo così, ben descritta rigorosamente da una teoria formidabile di estremo successo che è la meccanica quantistica. Ma qual è la cosa un po' imbarazzante, no? Che noi non siamo più in grado di specificare per una data particella, prendiamo un elettrone, quale sia la sua posizione. E al tempo stesso, nello stesso istante, quale sia la sua velocità. Cioè, o sappiamo dove va, o sappiamo dov'è. Non possiamo sapere le due cose. Si chiama principio di indeterminazione. Questo principio di indeterminazione è alla base di tutta la meccanica quantistica e, elaborando intorno, diciamo, a questo principio, è la teoria più vasta che lo comprende, si arriva a concludere che noi, quando parliamo di una particella elementare, per questa sua sorta di imprendibilità, la nostra idea di una particella elementare come un punto ben definito nello spazio e nel tempo, non sta in piedi dal punto di vista fisico. Ecco, questa sua imprendibilità è tale per cui soltanto
nel momento in cui io osservo questa particella, sono in grado di stabilire qual è la sua, diciamo, la sua storia, la sua vera natura. Non posso dire nulla di una particella, per esempio quale traiettoria ha seguito, qual è la posizione che aveva inizialmente, se non unicamente nel momento in cui questa viene raccolta da un osservatore. C'è un rapporto quasi costitutivo tra l'osservatore e l'oggetto. Ed è qualcosa di abbastanza impressionante, no? Perché, come dire, è simile in qualche modo. C'è tanta discussione su che cosa esattamente questo stia indicando dal punto di vista della fisica. Però questo è il dato di fatto. È un po' come dire, quella stella lontana, che anche lei è fatta di particelle elementari, fino all'ultimo elettrone che c'è in questo tavolo, finché io non lo vedo, è come se non fosse ben definito, è come se non avesse una sua strada, una sua storia, una sua identità. Quasi lo fa essere, per quello che è, lo sguardo di chi lo riceve. Ecco, questa era l'analogia che volevo buttarti lì. Questo mi permette, magari sarete tutti scienziati qui, ma ci sarà anche qualche filosofo, perché questo mi permette di ridefinire un problema filosofico, che però è anche un problema epistemologico, quindi c'entra anche in genere con la conoscenza e credo anche con la conoscenza scientifica. Il problema del relativismo in conoscenza o del soggettivismo, che ha diversi gradi, quello esistenziale, quello metafisico, ma anche quello epistemologico, no? Ma quando l'io conosce, in ogni caso interpreta, in ogni caso è presente, non è un mero registratore passivo, addirittura arriva a determinare l'oggetto che deve vedere, a condizionarlo in qualche maniera, a curvarlo, a modificarlo, interferisce, no? Sì. Ma allora siamo condannati al relativismo? Cioè allora ho un tipo di fenomenismo, cioè che non riusciremo mai a cogliere la realtà così com'è, ma soltanto così come ce la immaginiamo, cioè ci si dà in immagine, ma l'immagine è percettiva, quindi io credo che, almeno in filosofia, noi non dobbiamo avere paura del relativismo. Sì, certo, se il relativismo a livello ideologico, antropologico, culturale, può far spavento, no? Ma a livello conoscitivo, il relativismo è il nostro modo di cogliere l'oggettività. Cioè il relativismo, cioè il fatto che dobbiamo sempre considerare la nostra, il nostro lavoro percettivo come il luogo in cui non solo si dà limitatamente il mondo, ma in cui in qualche modo il mondo si fa, no? E noi almeno tendenzialmente vogliamo arrivare proprio al punto in cui ci si possa in qualche maniera svelare come si fa, è l'unico modo che noi abbiamo per poter approssimarci all'oggettività del mondo. Cioè non vederei, filosoficamente dico, però poi ti chiedo anche scientificamente, non vedrei, almeno diciamo così, necessariamente. Poi ci sono tante nuance, tante articolazioni, tante gradazioni, ma non vedrei necessariamente il lavoro del soggetto, no? E l'immagine è assolutamente emblematica in questo, non soltanto perché noi ci formiamo delle immagini, certo, immagini di cose molte volte fuori di noi, no?
però noi le percepiamo secondo le nostre capacità percettive, quindi vengono accolte secondo la modalità di chi le riceve, no? Ma non soltanto c'è questo, ma questo modo di, diciamo, cogliere il mondo in immagine non è semplicemente qualche cosa che poi viene per così dire accompagnato irrevocabilmente da un soggettivismo, cioè da una parzializzazione, diciamo, del punto di osservazione, ma è l'unico modo che noi abbiamo per poter cogliere la possibile oggettività del mondo. E naturalmente, certo, la questione non è automatica, no? No, certo. Ma diciamo, mi sembra che il relativismo sia molto interessante e non semplicemente il contrario della realtà oggettiva. Ma allora io, se posso reagire a questo, dico, in un certo senso, se quello che tu chiami relativismo è la consapevolezza del livello relativo, diciamo pure soggettivo, dell'angolatura attraverso la quale tu stai guardando il reale, questo è veramente indispensabile. Adesso parlo, diciamo, dal punto di vista di una sensibilità scientifica, è indispensabile per poter arrivare a una qualche conoscenza certa della realtà, a una qualche conoscenza affidabile della realtà. Questo va indietro in tutta la storia della scienza, no? Il rendersi conto che siamo su un pianeta che ruota intorno al Sole, no? È ciò che ci fa render conto, per esempio, del motivo per cui l'angolo sotto il quale vediamo le stelle cambia leggermente durante l'anno, no? E questo è un'evidenza che nasce e che conferma l'ipotesi che il nostro punto di vista nel nostro universo vicino è un punto di vista particolare. E solo sapendo che io sono in un punto di vista particolare posso apprezzare in modo ragionevole il senso di quello che vedo, no? Quindi questo è assolutamente, a mio avviso, necessario, è come una umiltà, mi viene quasi da dire, di consapevolezza che il nostro sguardo, per quanto profondo e potenzialmente, mi viene da dire, illimitato, no? Sempre può abbracciare pezzi di realtà, momenti della realtà, con la tensione, che ha caratteristiche diverse secondo se stiamo facendo un quadro di arte meravigliosa o un progetto scientifico che ha uno scopo, diciamo, no, di altra natura, ma sempre tendiamo a far emergere un qualcosa che resta, un qualcosa che resta, un qualcosa che pacifica, un qualcosa che riconcilia questo rapporto con la realtà e che può essere condiviso. Questa è un'altra cosa che dal punto di vista scientifico è importantissima, come per esempio in una immagine noi possiamo decidere noi la scala di colore con che vogliamo utilizzare. Vi dico questa cosa, quando abbiamo generato la mappa di Planck, che anche qui è rappresentata, nel Science Team, che era il gruppo di responsabili del progetto, per 20 anni noi abbiamo sempre raggiunto un accordo sulle questioni che dovevamo decidere senza mai votare. Cioè, noi riuscivamo ad avere sempre un consenso. Una volta sola abbiamo votato. Quando abbiamo dovuto scegliere, diciamo pure arbitrariamente, quindi in base a un criterio estetico, quali colori usare, dal blu al rosso piuttosto che dal verde al giallo, perché quello è un modo di rappresentare, ma la sostanza di quello che c'era in quella mappa era intatta, anche se la facciamo in bianco e nero, so se mi spiego. Ecco, ma quella sostanza intatta è come, per come capisco, no, queste parole così convincenti e grandiose che tu ci hai citato. C'è quell'ordine, quella, com'è che l'hai chiamato prima? Sensatezza. Ecco, questo è bellissimo. Cioè, alla fine noi desideriamo quella sensatezza.
Per cui forse ho utilizzato una parola ambigua parlando di relativismo, perché è molto compromessa come parola, però, perché noi intendiamo il relativismo morale, no? È un arbitrarismo. Il relativismo sarebbe un arbitrarismo, ma invece possiamo anche non chiamarlo relativismo. Forse, scusami, una parola buona sarebbe relatività. Relatività, che ma non ha volevo, una certa assonanza con qualche ma non nostro... volevo, non mi sarei mai permesso di dire di fronte a te di chiamare relatività, vista la plurivocità del significato, ma vuol dire piuttosto che arbitrarietà è una specie di obbedienza che il soggetto deve prestare alla realtà, ma deve esserci un soggetto. Certo. Per obbedire ci deve essere un soggetto. Certo. Per permettere... E allora, visto che mi pare che siamo in conclusione, e la seconda parte la faremo in un'altra vita, comunque la seconda parte era dal punto di vista della percezione neurale, neurologica anche, della visione attraverso un caso del neuropsichiatra Oliver Sacks, della visione come, diciamo, sequenza cinematografica, ma lo faremo un'altra volta, o lo trovate nel mio libro, va bene, ecco. Ma permettetemi di chiudere questo, perché c'è, io credo che all'altezza dei grandi scienziati o dei grandi poeti o dei grandi pittori o dei grandi musicisti vibra una qualche simile sensatezza, differente al massimo nel darsi, nel linguaggio, ma come esperienza percettiva, oserei dire non soltanto analoga, ma la stessa certo, in diversi linguaggi. Per questo abbiamo parlato del pittore, del filosofo Paul Cézanne, del filosofo Maurice Merleau-Ponty, dello scienziato, non solo perché ci ha parlato Marco Bersanelli, ma perché ci ha parlato del principio di indeterminazione della fisica quantistica. Concludiamo con un poeta, però anche qui una sorta di sinestesia. Mm-hmm. Questo poeta è Rainer Maria Rilke, ma non cito Rilke così a caso, perché Rilke era un appassionato viscerale di Cézanne e va l'anno dopo della morte di Cézanne a visitare il salone d'autunno della pittura a Parigi e scrive, stando ore a vedere Cézanne, e scrive delle lettere alla moglie Clara in cui dice che cosa ha scoperto in Cézanne. E questo, secondo me, fa capire di più che cosa sia questo lavoro del soggetto nell'immagine, che l'immagine è appunto il luogo in cui accade il mondo, perché c'è uno che lo vede, non fa il mondo, no, noi vediamo il mondo, non creiamo il mondo, ma perciò è creativa l'immagine, riceviamo retinicamente l'immagine o la elaboriamo digitalmente, ma la nostra immagine permette di vedere come si sta facendo il mondo. E perciò è creativo, perché chi vede, se vogliamo essere metafisici, chi vede in questo momento come si sta facendo il mondo? Lo sguardo di Dio. In maniera infinitamente, diciamo, derivata, è creativo il nostro lavoro nell'immagine, perché in qualche maniera chiede al mondo di, come diceva Merleau-Ponty, che Cézanne chiedeva alla montagna di farci vedere come si fa. Ma il poeta, che forse è quello che
è più simile allo scienziato, perché il poeta è uno che usa le parole con il massimo della precisione, certo, non con la vaghezza. Sintesi. È cattiva poesia, cioè che può usare solo quella parola, non un'altra. E ci fa capire che non soltanto noi, il pittore o l'io che vede, chiede all'oggetto visto di comunicarsi nel suo farsi, ma è anche la natura che attende questo sguardo. Dice, e con questo chiudo, almeno io, poi... No, è finito. Dice, scrivendo alla moglie Clara, dicendo che impressione gli ha fatto vedere Cézanne, come distante altrove, cioè per altri pittori o per noi, il vedere dal lavorare. Qui è la stessa cosa. Vedere significa lavorare. Eccoti di nuovo qua, dice il pittore alla montagna. Non è sorprendente, né strano, né straordinario, cioè non è neanche una qualche cosa che mi rapisce estaticamente, è il puro darsi delle cose, no? Non è nemmeno una festa, perché sarebbe già un'interruzione, ma è appunto un vedere che lavora. Questo ti prende, ti accompagna e con te attraversa la totalità delle cose, le umili e le grandi. Tutto ciò che esisteva, ecco la bellezza, assume un ordine diverso. Non è più caotico, cioè è sensato. Perché il senso non è la tua teoria, ma è il darsi delle cose. Il senso o è nella realtà o non esiste. Sarebbe quello sì un cattivo relativismo, no? Tutto ciò che esisteva assume un ordine diverso, si ordina in sequenze, come se qualcuno fosse lì a comandarlo, non noi. Attenti qui, è ciò che è presente, la montagna o il quark, non lo so, o la particella, ciò che è presente in tutta la sua insistenza, come se in ginocchio pregasse per te. Cioè non siamo noi che soltanto che ci inginocchiamo metaforicamente di fronte alla montagna o alla particella dicendo dimmi qual è il tuo ordine, ma è come se la realtà ci implorasse per essere vista, per poter finalmente essere quello che è, farsi. Grazie. Grazie davvero. E arrivederci a tutti. Buona serata.